Ciao a tutti ragazzi, sono sempre io, Tommaso, Valium, sempre comunque solo, povero, e... Lady Vulva! Ciao Vulvini, come state? Baci stellari! E oggi ragazzi siamo qui indignati con la rappresentazione della nostra anima alla nostra destra per quel quanto è successo in sala cinematografica al cinema, ovvero parliamo di Piccole Donne. E ovviamente come iniziamo l'anno? Malissimo! Malissimo! Dovessi definire in poche parole il nuovo film di Greta Gerwig, ovvero la trasposizione nuova cinematografica di Piccole Donne, userei questi termini, ovvero metacinema e il troppo stroppia. Perché? Iniziamo dalla regista, nonché anche sceneggiatrice di questo abominio cinematografico, ovvero Greta Gerwig. Allora, io Greta Gerwig già non la vanto, non la considero, perché... già quando fu tempo di... Per quanto riguardava Lady Bird e agli Oscar a cui aveva partecipato, io già lì avevo trovato la scelta di inserire Lady Bird una paraculata gigantesca e non avevo assolutamente apprezzato la pellicola, anzi l'avevo trovata noiosa, retorica, autocelebrativa, come è solita fare la Gerwig. E questa volta ha rispettato quanto fa ogni volta, nonostante esatto. Il film... non sia un film indie come suo solito. No, infatti, cioè, lei ha deciso completamente di tralasciare la sua parte indie e di dedicarsi a questo film su Piccole Donne, in cui lei ovviamente cerca di autocelebrarsi, ma questa autocelebrazione è becera, è brutta, cioè è piena di cliché e di cose già viste. Retorica. E di retorica. E ragazzi, per quanto... io sia una femminista, cioè anch'io sono per i diritti delle donne eccetera, però tu non puoi farlo in maniera così vecchia, cioè proprio un film che presenta la retorica in modo vecchio e non ne possiamo più di vedere queste cose. Appunto, il film non è sulle donne, è un film per una determinata categoria di donne, cioè il pubblico è ridotto davvero all'osso. E guardate, cioè vedete le mie occhiaie quanto sono provata da questo film orrendo? Sì. Ecco, e quindi questa autocelebrazione diventa solo un mappazzone di cose messe assieme. Infatti appunto il troppo stroppia, tesori. Per farvi un esempio di film invece con un cast totalmente femminile, sì. Addirittura anche l'unica parte maschile del film è stata interpretata da una donna. Capito, cioè livelli assurdi. Parliamo di Suspiria, di Guadagnino, che è uscito a gennaio del 2019 qua in Italia, sì. Nel 2018 in tutto il resto del mondo. Sì, però ovviamente noi siamo sempre in Italia, esatto. Come al solito. Quello era un film... con dei temi molto femministi, parlava di uguaglianza, di sorellanza anche, sì, ma sì. non era morboso, sì. Era un film adatto per tutti. Quindi quando si parla di critiche del tipo la gente non è andata a vedere Piccole Donne durante i festival, quindi la critica non ha potuto criticarlo perché si è rifiutata di vederlo ed erano tutti uomini, sì. Diciamo che è una critica che potrei anche accettare perché ragazzi, anche per noi donne è stato è pesante, cioè è un film fatto male, mentre un Suspiria, ditemi se mancavano uomini. Adesso non venite a dirmi, vabbè, ma perché il regista era un uomo, quindi gli uomini erano già più allegrotti. No, non è che funziona proprio così. No. Perché la Gerwig è un'incapace, punto. Sì, appunto, si vede come la Gerwig avesse paura di non finire agli Oscar nel momento in cui chiama un cast così stellare. Cioè, c'è la Ronan, c'è la Watson, c'è esatto. Timothée Chalamet, c'è la protagonista di Midsommar, che ora non mi ricordo il nome dell'attrice, c'è Meryl Streep. Esatto, cioè, ecco. Bene, stiamo parlando di un cast stellare, cioè pagati miliardi probabilmente, in confronto appunto a un Suspiria, come ha fatto esempio prima Valium, che invece aveva un cast sì, buono, ma voi pensate... Andatevelo a vedere sto Suspiria. Bene, pensate se quel film avesse avuto un cast del genere. Sì, cioè okay. Nelle mani di Guadagnino esplodevano queste personalità, cioè, l'unica che ha un minimo di spessore ovviamente chi poteva essere Meryl Streep, che in confronto a tutte le altre protagoniste barra sorelle fa cacao, nonostante reciti solo per un quarto d'ora, a differenza del film in cui invece è molto presente. Nel libro, è molto presente. Cioè, qua veramente è assurdo come questo personaggio, che sia rimasto un quarto d'ora, abbia sorretto
praticamente sì, tutto il film, cioè erano le uniche parti belle, capite? Poi torniamo al comparto tecnico invece. Allora ragazzi, le musiche, ok, ha vinto il Golden Globe per miglior colonna sonora, quindi tutti i rumori, tutte le musiche che sono presenti, ma tu non puoi farmi un film in cui ci sono musiche su ogni scena. Ogni scena ha le musiche, vero? Tesoro, tu hai qualcosa da dire? No, è diventata nuova burca di Bush. No, ripetiamo che lui è la rappresentazione della nostra anima. Esatto, l'indignazione noi, più noi stiamo cercando di essere più professionali possibili. Ci siamo anche fatti un canovaccio, ragazzi, per questo film. Inoltre, gli stacchi assurdi da una scena all'altra, che fanno molto inizio 2000, film Mediaset, in cui noi dobbiamo mettere le pubblicità in mezzo, allora facciamo lo stacco malissimo, cioè montaggio orrendo. Passaggi brutti, cioè ci doveva essere una dovevano essere in teoria dei passaggi da passato presente, ok? Solo molto che molto mescolato male. Sì, cioè non si capisce bene, non... No. E poi fa proprio film della domenica, sì, di Italia. Esatto, quelli tipo cinepanettoni, roba del genere. Tutti inglesi. Sì, i filmetti inglesi. Filmetti sì, inglesi classici, domenica, tipo Elf, quelle porcherie là. Prima di passare ai determinati ruoli degli attori, vi faccio una piccola insalata, scolata di tutta la trama di Piccole Donne. Vabbè, è una storia di sorellanza, ci sono queste quattro sorelle, tutte con una personalità diversa, che però risultano in realtà essere l'intero di una persona, cioè nel senso, ognuna sì ha delle specifiche caratteristiche, ma nell'insieme creano quello che appunto è il film, ovvero una donna completa, sì, e totale. Quindi ognuna di loro deve, durante il percorso del racconto, sia nel libro che nel film, crescere, fare degli errori, uscire dallo stato sognante in cui si è bambine e diventare donne. Bene, detto questo, che non c'è altro da dire per quanto riguarda la trama di Piccole Donne, passiamo all'incapacità della Gerwig anche di dare un ruolo diverso da quello del maschiaccio alla poverissima Ronan, che anche questa volta deve fare il maschiaccio, deve fare la protagonista, perché non abbiamo capito essere il pupillo della Gerwig, che si rivede tantissimo in lei, e appunto sì, torniamo sul discorso autocelebrativo della regista. Inoltre una cosa che detesto io di questa regista, sceneggiatrice, tutto. Sì, perché lei vuole fare tutto, solo e che lo fa male. Anche qua lei sbaglia di nuovo con Timothée Chalamet, come aveva sbagliato in Lady Bird, ovvero diamo a questo attore, che ha un corpo esile, potremmo dire anche quasi questa corporatura molto androgena, diamogli il ruolo dello stronzo. Ma le basi del cinema definiscono che a una corporatura, una determinata corporatura, si dia anche la parte. Un certo personaggio. Esatto. Ora, io non sto dicendo che bisogna sempre seguire gli stessi canoni, ma è evidente quanto sia sbagliato il personaggio di Chalamet nel ruolo appunto di Lori. È sbagliatissimo. Inoltre, si differenzia totalmente dal romanzo, perché in questa situazione precisa, ovvero in Piccole Donne, 2019, Chalamet è lo sbaraglio della trama, sì, cioè è semplicemente il bambolotto funzionale per la trama. Basta, non cioè serve lui niente. Fa cose che non hanno un senso, non gli danno uno spessore, non gli danno un carattere, sembra che il suo personaggio non sia stato praticamente scritto. Lo mettevano lì nella scena e gli dicevano reagisci a seconda della scena, ovvero esatto, crea un'azione che comporti delle reazioni nelle protagoniste, ma non devono avere un senso o un filo conduttore con il tuo carattere. No. Quindi prima lo becchiamo che è il gentiluomo, anche se vivace, poi improvvisamente è un alcolizzato festaiolo. Prima non ti dà modo di capire né perché è stronzo, né perché dovrebbe essere lui lo stronzo, anche perché appunto dopo questa anima festaiola che gli si presenta per 20 secondi di film, sì, diventa improvvisamente un morto di patata. Che disastro! Che vabbè, insomma, compatiamolo, era circondato da fagiana, quindi insomma sì, lo possiamo da anche... Da fagiana fica, esatto, nell'Ottocento trovare una fagiana fica, capito? Ecco, possiamo anche compatirlo, il nostro caro Chalamet. E finisce per essere anche l'innamorato struggente e poi un marito. Così. Cioè, così, ha sì, fatto all in. Esatto. Non è che femminismo uguale solo donne, solo caratteristiche femminili, no, cioè significa uguaglianza. Se tu me la vuoi alzare questa cosa, quindi mostrarmela a pieno, devi farmi vedere un carattere maschile come si deve, al pari di un carattere femminile. E se non stiamo facendo i maschilisti. No, cioè se i caratteri maschili, per l'ennesima volta ripeto, nei film della Gerwig non hanno nessuno spessore e ce l'hanno solo quelli femminili, il messaggio che traspare è quello del
sono meglio le donne. Esatto, che è sbagliatissimo. E allora lì non parliamo di uguaglianza. No, stai passando il messaggio completamente sbagliato. Infine, l'ultimo personaggio su cui volevo soffermarmi principalmente era quello di Emma Watson, ovvero Meg. Allora, sei così pride oggi, tesoro. Così nero. Sì. Incazzato nero. L'altro personaggio di cui volevo parlare, che se posso è l'unica lancia a favore che riesco a dare a questo film, è il personaggio di Meg. Perché lo reputo una lancia a favore del film? Sì. Perché a differenza del perché a differenza del libro, Meg ha molto più spessore. Nel libro era la meno emancipata, era quella che, insomma, aveva delle crisi isteriche per la questione familiare, non riusciva a gestire i due gemelli. Sì, aveva un sacco di problemi nel sì, libro. Sì, assolutamente inutili e beceri, e quindi poi tornava appunto il tema del fatto che lei non fosse diventata ricca e le pesava. In questo film lei tratta il tema della povertà e della ricchezza, ma i problemi che ha non sono quelli del non riesco a gestire i bambini, sono sclerata. Ho dei problemi economici, ho dei grossi problemi economici e devo fare dei sacrifici per la mia famiglia. Sì. Quindi la sua crescita è questa, è quella di imparare a dover risparmiare, a doversi mettere sempre al secondo posto per i figli, anche per il loro futuro. Mm-hmm. Quindi è già stato più interessante il percorso nuovo, cioè la reinterpretazione che è stata data a Meg mi è piaciuta rispetto sì. al libro. E infine l'ultima differenza che vi posso dare dal libro, abbastanza presente a parte il finale, ma ne parliamo dopo, è sicuramente la totale mancanza della vita spirituale che c'è nel libro e invece nel film no. Questa rilettura ci stava, sì. dà sicuramente più spessore alla nostra società moderna sul perché queste ragazze si comportino bene, pensino al prossimo, eccetera, e non sono spinte dall'altissimo, ma perché sono generose. Sono ragazze, cioè perché la mamma gli dice ragazze vi devo insegnare qualcosa, esatto. Quindi donate i poveri. Quindi insegnamenti, eccetera, eccetera. Insomma, dai, vabbè, quel messaggio te lo posso anche passare. A proposito di spessore di personaggi, un'altra cosa che a noi non è piaciuta è come è stato gestito i colori all'interno del film, ovvero, mi spiego meglio. Se, allora, all'inizio noi vediamo il film con dei colori freddi, ok? E poi c'è la trasposizione, poi c'è la trasposizione in cui dice sette anni prima, in cui vediamo delle scene che invece hanno dei colori caldi. E a noi sembra che in realtà siano passati 7 anni, cioè che si veda la differenza da prima a dopo, colori freddi, colori caldi, ok? Vita triste, vita felice. In realtà si scopre che non è così. Cioè, ma questo lo capiamo solo avendo letto il libro, perché io sinceramente, e penso neanche lui e neanche il tesoro qua al mio fianco, l'abbia capito che in realtà si stava parlando non si stava parlando del passato, ma si stava parlando dell'immaginazione di Joe. Ok, quello che Joe scrive all'interno del suo libro. Esatto. Tutta la parte colorata è quello che Joe immagina, perché lei è una scrittrice, vuole affermarsi, vuole diventare qualcuno e quindi ha bisogno di fare uno studio di se stessa. Ok? E anche nell'amore, nel dolore, tutti gli avvenimenti che vediamo brutti, servono, sì. tra virgolette, servono appunto per la stesura del libro. Poi arriva alla creazione del libro, quindi quello che noi vediamo è un film improntato sì. sulla creazione di piccole donne. Esatto. Vabbè, allora, infatti, cosa vuole fare la Gerwig? La Gerwig vuole riflettere la figura dell'Alcott, che appunto è la scrittrice, in Jo, che è la protagonista, appunto, che anche lei vuole diventare scrittrice. Cosa succede di importante? Per esempio, per farvi un esempio, all'interno del libro / parte bella del film, la protagonista si sposa. Ok, nel finale si sposa e poi apre una scuola per i bambini, insomma, fa tutte queste cose belle. In realtà, sia l'Alcott che la figura di Joe non si sposano, ok? Nella realtà non si sposano e nessuna delle due apre la scuola. E questo la Gerwig ha cercato di metterlo all'interno del film. Il discorso è che, per quanto ci riguarda, questa è un'opinione personale, dopo magari voi siete più intelligenti di noi e l'avete capito. Però non traspare all'interno del film. Sembra tutto a lieto fine. Non sembra che stia parlando del libro. Sembra la storia vera, ok? Spero di essermi spiegata abbastanza. Si parla di sogno e realtà. Esatto. La morale è: le piccole donne devono uscire dallo stato sognante, come dicevo prima, per
addentrarsi nella vita reale. Esatto. E quindi niente, diventare finalmente delle donne. Delle donne. Questo era quanto avevamo da dirvi su questo film. Che abbiamo parlato un sacco. Sì. I messaggi erano troppo espliciti e noiosi, secondo noi, molta retorica, non era girato chissà in che modo spettacolare e basta. Era noioso, ragazzi, sì, era davvero molto noioso, non ne potevamo più. E infine aver subito questo aborto di film, dovete assolutamente iscrivervi al canale, supportarci, darti un like, un dislike, quello che volete. Io l'unico consiglio che ho da darvi, se volete vedere questa cosa, ma io non ve la consiglio, è di prima leggete il libro. Sì, che allora calma, questi sono quattro. Questa è la nuova versione di Einaudi, che contiene tutti quanti i quattro romanzi. Il film rappresenta invece i primi due. Esatto. Quindi se volete proprio vederlo, vi consiglio il libro, perché sicuramente vi aiuterà a capire meglio il film. E per il resto noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi. Baci stellari.